Ciao amici! Dall'esilarante ma molto dolorosa caduta sul palco della presentatrice Gemma Collins al test di materasso più stupido al mondo. Ecco i 10 momenti più imbarazzanti dei giornalisti in diretta televisiva. Guarda cosa succede quando si ha la testa tra le nuvole. In questa sequenza la star del reality show e donna d'affari britannica Gemma Collins rimpiangerà la sua sbadataggine. Infatti, sarà sulla scena dell'evento Radio 1 Teen Awards, mentre si trovava davanti a un pubblico molto numeroso, che Gemma farà quindi la caduta della sua vita. Mentre stava entusiasmando la sala, Gemma Collins non aveva notato la fossa creata dalla piattaforma elevabile. Infatti quest'ultima è incastrata nella struttura della scena, ma viene azionata da un meccanismo complesso che la fa salire o scendere. Gli attori e gli artisti la utilizzano solitamente per fare ingressi spettacolari sul palco, esattamente come questi attori del reality show in questo video. Così, al momento in cui queste giovani persone vengono fatte salire dalla piattaforma, la povera Gemma metterà il suo piede nel vuoto e farà allora una caduta molto dolorosa. E a causa del suo sovraccarico ponderale, la caduta sarà ancora più fenomenale. Gli attori del reality show hanno ovviamente provato a rialzare la sfortunata, la quale rischiava di finire schiacciata dagli ingranaggi in acciaio della macchina, ma bisogna dire che il suo peso non li ha davvero aiutati. La povera Gemma ne uscirà comunque illesa, fortunatamente, benché abbia da deplorare qualche livido e piccolo graffio. Quando si misura 2,16 m e si pesa 147 kg, bisogna stare attenti ai mobili in casa, perché al minimo passo falso si rischia di inciampare e di crollare per terra, e qui si rischia di far male sul serio. Beh, ai mobili soprattutto. In questa sequenza stai per vedere Shaquille O'Neal inciampare nei cavi elettrici e raccogliere una delle più grandi cadute della sua vita. Mentre questo ex giocatore di basket leggendario stava co-presentando un programma su un canale televisivo americano, decide improvvisamente di alzarsi dal suo posto per andare da qualche parte nello studio, ma nel momento in cui muove la sua sedia, si impiglia il piede in un cavo di schermo che lo fa cadere pesantemente come un grande aereo senza carburante. Shaquille, che ne ha viste di cadute nel corso del suo percorso in NBA, non si aspettava davvero questo. Soprattutto, come puoi vedere, era piuttosto vestito elegante quel giorno. La forza della caduta gli ha persino tolto la sua scarpa di taglia 55, ma ha anche sicuramente rovinato lo schermo piatto e sicuramente altri materiali ultra costosi dello studio televisivo. Ma per fortuna questa montagna di muscoli se l'è cavata senza il minimo graffio. Conosci tutti quei programmi noiosi di televendite, i quali vengono mandati in onda in continuazione per intere giornate e che provano a venderti gli stessi prodotti completamente inutili. Questi programmi sono talvolta così noiosi che fanno venire voglia di dormire, ma a volte succede che lo spettacolo valga la pena, come in questa sequenza esilarante. Guarda queste due ragazze che stanno per provare un materasso gonfiabile. Le due presentatrici hanno quindi gonfiato il letto e per testare la sua robustezza hanno avuto l'idea di salire sopra entrambe. Solo che ecco, una di loro ha forse dimenticato che indossava i tacchi o ha molto semplicemente pensato che non dovesse toglierli per testare meglio il materasso. Cosa non proprio intelligente, sarete d'accordo con me, cari amici iscritti. Come vedi, il peso della signora, abbinato al tacco appuntito, hanno letteralmente bucato il povero letto. Bisogna dire che i produttori di questo materasso non avevano davvero bisogno di una pubblicità così pessima, e ciò che chiamiamo la diretta è l'assenza di buonsenso. Amici, vi avvisiamo, questa sequenza rischia di fare male, quindi astieniti dal guardarla se sei un po' troppo sensibile. Ammira questo bravo giornalista che sta facendo il suo servizio in diretta per strada. Con la sua cravatta e il suo aspetto molto serio, il giovane giornalista forniva informazioni davanti alla telecamera della moltitudine di incidenti stradali che sono accaduti in quel posto e che hanno spinto gli abitanti a mettere segnali stradali un po' ovunque sulla strada. Il giornalista è talmente impegnato nel suo lavoro che non fa attenzione a uno dei cartelli che speronerà con la sua testa. Come puoi vedere, lo shock terribile ha letteralmente fatto cadere il povero giornalista. Quest'ultimo ne uscirà fortunatamente senza troppi danni, ma avrà almeno imparato a fare più attenzione. I nostri genitori ci hanno sempre detto che bisognava mettere la mano davanti alla bocca quando si sbadiglia, perché una mosca potrebbe entrare dentro. Il semplice fatto di pensare che un insetto così ripugnante possa entrarvi ci ha spinto a mettere addirittura le due mani, ma succede che queste schifezze volanti possano infiltrarsi nella bocca di qualcuno che non fa altro che mangiare o persino parlare. In questa sequenza vedrai che sia effettivamente molto frustrante e molto irritante mandare giù una mosca, soprattutto quando si è in diretta televisiva. Il giornalista che vedi su queste immagini sta
prova per fare il suo discorso davanti alla telecamera, ma al momento stesso, in cui presenta il suo servizio, un brutto animale si infila nella sua bocca e lo soffoca per un pelo. Quello che segue dovrebbe essere solitamente censurato, ma bisogna convincersi che la reazione molto irascibile del giornalista è letteralmente esilarante. In un lampo, questo giornalista dall'aspetto piuttosto borghese si trasformerà in un vero gangster di Harlem o del Bronx, proferendo offese degne del Fu Tupac o Biggie. In Russia c'è Vladimir Putin, il Cremlino, la Siberia e c'è anche la vodka. Questa sequenza insolita ci dimostra che questa reputazione non è completamente falsa. Quindi guarda questa intervista sorprendente di operai in una miniera di carbone che fanno uno sciopero a causa del mancato pagamento dei loro stipendi. Il portavoce del movimento degli scioperi stava appunto spiegando al giornalista le varie obiezioni che li opponeva alla direzione, ma in quel momento preciso un ospite a sorpresa decise di mettersi nell'obiettivo della telecamera. Un operaio Iaco Fradicio, dal viso nero come il carbone, si è infatti imbucato dietro al suo collega intervistato e non ha più voluto muoversi di una virgola. Completamente ubriaco e tenendosi appena sulle sue due gambe, l'importuno finirà per essere trascinato di forza dai suoi colleghi, i quali sanno benissimo quanto era ubriaco. Come diciamo tra persone sensate, un bicchiere va bene, due bicchieri ciao danni, ma una bottiglia di vodka intera non va assolutamente bene, ma proprio no. I grandi reporter fanno talvolta fronte a grandi pericoli nell'esercizio del loro mestiere, come quando trasmettono l'informazione in diretta dalle zone di conflitto, per esempio. E su questa sequenza vedrai che il mestiere di giornalista ti espone talvolta a brutti guai, ed è proprio il meno che si possa dire. Guarda questo povero reporter mentre intervista la capitana di una squadra di pallamano femminile piuttosto in cattive condizioni. La ragazza, che soffre visibilmente di disturbi gastrici, non smette di fare smorfie man mano che il giornalista gli fa delle domande. Ma non erano tanto questi ultimi che disturbavano la giovane atleta, ma come vedrai, un infelice reflusso gastrico dovuto molto probabilmente allo stress della partita. Lo sfortunato reporter, non dubitando nulla, si avvicinò un po' troppo alla giovane giocatrice di pallamano, la quale improvvisamente gli versò il contenuto del suo stomaco sulla sua felpa. Questo attacco, che ci ricorda i flussi di vomito del film cult L'Esorcista, ci dimostra quindi che il mestiere di grande giornalista non è quello che potremmo definire come lavoro pulito. Ma questo povero sfortunato potrà tuttavia consolarsi dicendosi che la ragazza dallo stomaco sottosopra non aveva fortunatamente mangiato crauti a pranzo. Quando si vuol fare una dimostrazione di forza, ci assicuriamo innanzitutto di avere le braccia abbastanza muscolose se non si vuol passare per un perdente. È proprio l'unica lezione che dovrebbe seguire questo giovane giornalista dai muscoli fabbricati in cioccolato bianco. Questo povero signore, dal pessimo rendimento muscolare, stava infatti facendo un servizio riguardo il furto delle auto, ma per dare ancora più grinta alla sua indagine, decide quindi di fare una piccola dimostrazione a grandezza naturale. Dotato di un martello a granchio, il giovane giornalista proverà a spezzare un vetro dell'auto, in modo da dimostrare ovviamente con quale facilità un ladro può introdursi nel tuo veicolo. Ma come puoi vedere su queste immagini insolite, il ragazzo farà davvero fatica a rompere il finestrino dell'automobile, persino facendolo a più riprese. Il giornalista disperato arriverà persino ad utilizzare tutta la forza del suo corpo gracile sul vetro recalcitrante, ma come puoi vedere non sembra funzionare davvero. Completamente deluso da questa finestra infernale, lo sfortunato reporter farà un ultimo tentativo, mettendo tutta l'aggressività e tutta la rabbia che ha potuto accumulare. Con un colpo molto potente, il vetro cede finalmente sotto l'impatto, ma provocando comunque una ferita leggera al dito del giornalista, come per vendicarsi di lui. Un reporter in zona di guerra dovrebbe di più aver paura dei bombardamenti e delle bombe che di una nube di insetti che girano intorno a lui. Ma bisogna arrendersi all'evidenza. Per una donna, per quanto può essere coraggiosa, affrontare animali volanti o striscianti è un vero incubo. E se tu gli facessi la domanda, ti risponderebbe sicuramente che preferirebbe di gran lunga affrontare un reggimento di carri armati in alternativa. Ammira piuttosto questa sequenza esilarante, in cui possiamo vedere una bella giornalista appesa su un veicolo militare in modo da fare il suo rapporto delle operazioni in diretta. Ma nel momento in cui la telecamera inizia a registrare la diretta, grossi insetti volanti hanno iniziato a girare intorno a lei. La povera ragazza proverà bene o male a cacciarli, ma un brutto animale è andato ad aggrapparsi direttamente all'angolo delle sue labbra, cosa che non mancò di provocarle una bella crisi di isteria. Come sempre conserviamo il meglio per la fine, con questa sequenza incredibile che siamo andati a cercare nei meandri del web. Questa bella presentatrice che vedi sullo schermo ha probabilmente vissuto il più grande momento di imbarazzo di tutta la sua vita. Mentre presentava il suo programma in diretta televisiva, il tecnico doveva far mostrare immagini di un servizio sul grande schermo dietro di lei. Ma la povera ragazza si era in realtà sbagliata con la chiavetta USB, visto che aveva dato alla regia la propria chiavetta che conteneva le proprie foto delle vacanze nelle Bahamas. La
cosa peggiore è quella che il tecnico ha condiviso una delle foto più osee di tutto l'album, volontario o involontario, a te la scelta. Ed ecco, è tutto per oggi. Quale di questi 10 momenti di diretta ti ha divertito di più? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!